Scendevo dal bar, dentro il bar, e mi camminavo verso casa. C'era un gruppetto di ragazzi, qualcuno del paese, qualcuno no. Ho sentito che lei ha detto, oddio, 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 io come la tenevo per mano di qua, io, lei era di là, gli ha dato fuoco alla mano dalla parte destra, se io su per giù non l'ho visto. Quando ho visto chi è accusato, ho guardato, ho visto le fiamme come carta che ne bruciavano qui. Una donna disabile è stata aggredita mentre stava passeggiando assieme al marito. Le hanno dato fuoco alla camicetta. È successo tutto in pochi attimi, le fiamme e poi la grande paura. Un gravissimo episodio che si è consumato a Ponticino, frazione di Pergine Laterina. Ad appiccare il fuoco, probabilmente con un accendino, sarebbe stato un 46enne. La coppia stava passeggiando proprio qui in via Nazionale, a pochi passi dalla gelateria di Pupo, quando il marito si è accorto delle fiamme e tempestivamente ha tentato di salvare la moglie, una 57enne aretina affetta da Alzheimer. L'ho spenta così, con le mani, nude, non c'avevo altro, non potevo buttarmi addosso, però perché ho fuoco anch'io. Mi sono bruciato le mani e per lì mi è preso il panico, tutto questo. Poi dopo alla fine sono andato in farmacia, poi sono andato da una mia amica che l'ha cercato di calmarla e tutto. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, marito e moglie hanno riportato leggere ustioni, ma restano gli attimi di terrore vissuti. E la mia moglie specialmente, perché piangeva e è rimasta scioccata, però lesioni gravi no, sono ustioni di primo grado. I familiari hanno presentato denuncia, i carabinieri hanno rapidamente chiuso il cerchio delle indagini, identificando e denunciando il responsabile del folle gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. L'uomo adesso dovrà rispondere di lesioni personali.